3 titoli mondiali, 177 Gran Premi disputati, 25 vittorie, 24 pole position, 54 podi e 24 giri veloci. Ma Niki Lauda è molto di più di questi freddi numeri. È il pilota che è riuscito a riportare il titolo mondiale alla Ferrari nel 1975 fermando un digiuno che in casa del cavallino durava da 11 anni. È un pilota dotato di una visione strategica della corsa e della cura del mezzo meccanico come pochi altri nella storia della Formula 1. Determinazione, tecnica, strategia, talento, sono queste le prime quattro caratteristiche che vengono in mente pensando al pilota austriaco. Lauda esordisce in Formula 1 nel 1971 al volante di una March, ma è nel 73 approdato alla BRM che si fa notare dal patinato mondo della massima categoria automobilistica. Nel 74 Lauda arriva in Ferrari dando inizio inconsapevolmente alla propria leggenda. Il primo titolo mondiale del 1975 lo lancia nell'Olimpo delle corse. Nel 76 il binomio tra Niki e la Ferrari 312 T2 è ancora quello da battere, ma si arriva al Nürburgring, la pista più selettiva e pericolosa al mondo. Lauda va a sbattere la curva Bergwerk, la sua Ferrari prende fuoco. Niki viene estratto dalle lamiere da altri piloti, Merzario, Edwards, Langer, Hertl. Non sono tanto le ustioni a preoccupare i medici quanto la situazione dei polmoni a seguito delle inalazioni dei fumi della benzina. Una persona normale appenderebbe volentieri il casco al chiodo, ma Lauda non è una persona normale. Niki recupera tempo record impiegando appena 42 giorni prima di ripresentarsi al Gran Premio d'Italia dove, con evidenti segni di quanto successo al Nürburgring, ormai indelebili sulla pelle, conquista un miracoloso quarto posto. A fine anno però tutto sarà inutile. James Hunt e la McLaren vinceranno il titolo iridato per appena un punto. Il 1977 è l'anno della riscossa, ma è anche l'anno dell'addio alla Ferrari. Lauda vince il suo secondo mondiale e poi saluta la compagnia di Maranello per approdare alla Brabham Alfa Romeo. Sliding Doors, alla corte del Drake arriverà un giovane e gracile canadese, Gilles Villeneuve. Ma questa è un'altra storia. Al termine della stagione 79 Lauda dice basta. Ci sono interessi imprenditoriali che hanno bisogno della sua attenzione, una compagnia aerea da curare, ed ecco che l'austriaco si infila giacca e cravatta per vestire i panni dell'uomo d'affari. Ma la pensione dura poco. Nel 1982 Lauda firma un contratto con la McLaren, dove vincerà il suo terzo titolo iridato nel 1984, precedendo il compagno di team, Alain Prost, per appena mezzo punto. Il destino a volte ha il senso dell'umorismo. È il 1985 quando Niki comunica ufficialmente il proprio addio alle corse, stavolta in maniera definitiva. Ma il fatto che non stringa più tra le mani un volante non significa che non si presenti più ai Gran Premi sotto altre vesti. Dal 2012 a oggi ha ricoperto il ruolo di presidente non esecutivo del team Mercedes-AMG di Formula 1, conquistando risultati quasi senza eguali nella storia dello sport. Minato nel fisico ma non nello spirito, Niki Lauda saluta questo mondo per prendere il proprio posto nell'immortalità dei piloti di Formula 1 la sera tra il 20 e il 21 maggio 2019.